1924 muore Edoardo il Vecchio, re degli anglosassoni, considerato come forse il più trascurato dei re inglesi, ma che distrusse il potere dei vichinghi nell'Inghilterra meridionale, gettando le basi per un regno inglese unito centro-meridionale. 1453 ha luogo l'ultima battaglia della Guerra dei Cent'anni, la Battaglia di Castillon, con i francesi sotto Jean Bouraud che sconfiggono gli inglesi del conte Shrewsbury, ucciso nella battaglia. 1674 nasce Isaac Watts, scrittore di inni inglese. 1761 apre ufficialmente il canale Bridgewater, costruito per trasportare il carbone del duca di Bridgewater dalla sua miniera a Worsley, vicino a Manchester. 1841 viene pubblicato a Londra il primo numero della rivista umoristica Punch. 1917, Prima Guerra Mondiale, la famiglia reale britannica, in un proclama emesso da Giorgio V, adotta il nome della casa di Windsor al posto del cognome tedesco. 1918, il Carpazia, la nave che salvò i 705 sopravvissuti del Titanic, viene affondata al largo dell'Irlanda dai tedeschi. 1923, nasce John Cooper, ha sviluppato la British Motor Corporation Mini Cooper. 1960, i Beatles iniziano il sodalizio di 3 mesi col The Indra Club di Amburgo, in Germania, per la loro prima apparizione fuori dalla Gran Bretagna. 1964, Sir Donald Trumbull stabilisce un nuovo record mondiale di velocità su terra di 403,10 miglia orarie con la sua auto Blue Bird. 1974, un'esplosione nella Torre di Londra provoca la morte di una persona e 41 feriti. 1981, l'Humber Estuary Bridge viene ufficialmente inaugurato dalla regina. Per 16 anni dopo la sua costruzione è stata la struttura a campata unica più lunga del mondo. 1995, Robbie Williams lascia i Tech Dad. 2000, Tesco decide di rilanciare le misure imperiali nei suoi negozi dopo le pressioni degli acquirenti.